tende ad essere attratta. Cerchio Ifior attraverso Tuliaigian Moti. Certamente la gran parte di voi tende ad essere attratta dall'insegnamento filosofico che viene portato. E allora si riempie la bocca, la mente, di pensieri, di corpi strani, di materia al di là di quella fisica, di percezioni soggettive della realtà, di discorsi sulla religione, sull'assoluto, su Dio, su ciò che è, sull'eterno presente, e via dicendo. Però io vi dico, figli, e mi accomuno con questo a tutti gli altri fratelli. L'insegnamento filosofico parla alla vostra mente. Questo ricordatelo. Tutto ciò che viene presentato nel corso dell'insegnamento filosofico è portato a voi affinché la vostra mente lo recepisca, ci ragioni sopra, lo mediti, magari comprenda qualche aspetto dello sviluppo della realtà. Ma ciò che è più importante ancora, invece, è riuscire a parlare al vostro cuore. Ed è soltanto attraverso l'insegnamento etico-morale che è possibile fare questo. Perché nessun insegnamento filosofico, tenuto discosto dalla pratica dell'insegnamento etico-morale, ha una validità, se non quella di essere preso dall'io ed usato per sentirsi superiori a quelli che ciò che si conosce non sanno. Cercate quindi di mantenere un giusto equilibrio tra questi due aspetti dell'insegnamento, che si completano a vicenda, e vedrete che ritroverete anche un maggiore equilibrio in voi stessi. La pace sia con tutti voi, figli.